Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Packing House, un gioco che è uscito su Steam già da qualche tempo, è un gioco che avevo lì da un po', è uscito a dicembre, il suo prezzo non è altissimo, costa 8,19€. Lo provo per la prima volta con voi, anche se sono già andato a vedere di che cosa si tratta, so più o meno anche come funziona. Lo proviamo perché si tratta di metterci in proprio e rivendere oggetti che compriamo o al supermarket o online, insomma, rivendiamo in internet a terzi. È davvero interessante perché iniziamo anche il tutorial, quindi ci spiega tutto. Abbiamo la nostra casa e, come in tutte le grafiche e giochi del disagio, abbiamo delle case che sembrano delle reggi di Versailles completamente vuote. C'è una casa che solo questo salone sono 100 metri quadri e abbiamo un computer, cioè potremmo metterlo qua in mezzo, fare... no. Qua addosso alla finestra con la stampante, qua, e premere per usare il computer. Allora, usa il computer e crea un'asta con mouse a 54 in the eBrain app. Quindi andiamo su eBrain app, create an auction con il mouse a 54. Quindi noi abbiamo questo mouse, lo vendiamo a 11. E l'asta ci costa $1.10, lo mettiamo all'asta. Vai al garage e guida fino al venditore. Quindi noi creiamo quest'asta e quindi adesso andiamo in garage e in questa casa enorme c'è questo effetto un po' di sincronia verticale, vabbè, insomma, un'ora, passa un'ora e arriviamo qua. Questo è molto bello perché possiamo prendere il carrello e andare a prendere il mouse. Prendi almeno 4 pezzi di mouse per il tuo... lo prendo. Tengo premuto, ok, lo metto nel carrello. Dovrebbe essere anche abbastanza ottimizzato perché ce li dovrebbe comunque buttare direttamente nel carrello in caso di bisogno. È un po' la camminata un po' scivolosa, comunque ne abbiamo presi 4 e andiamo a pagare. Ok, andiamo qui, dopo the cart, e andiamo qui, ok, e per comprare questi oggetti. Ok, ritorna a casa tua e sballa le... ok, praticamente un'altra ora per tornare a casa. Dovremmo avere qui... adesso possiamo usare lo switch e uscire in giardino. Qua sembra House Flipper. Comunque, vicino all'entrata di casa dovremmo avere la scatola con l'ordine che abbiamo effettuato. Tenendo premuto il tasto Tab vediamo le cose all'interno. Comunque, abbiamo preso nuovi oggetti. Espandi l'ordine che hai ricevuto in eBrain App e stampa il conto. Allora, praticamente... Manage Auction End... no, vabbè, gli ordini. Ok, abbiamo due mouse. Questo tizio qui, Benedict Miller, ci ha ordinato due mouse, quindi stampiamo. Il tempo per imballarlo abbiamo 4 ore. Abbiamo stampato l'ordine. Prendi l'ordine stampato. Acquista scatole vuote al packing table. Ma scatole piccole, direi. Vai, piccola. Piazza. Ok. Allora. Allora, praticamente dobbiamo piazzare gli oggetti. Lui ha comprato due di questi. Quindi prendiamo il primo, lo imballiamo. Sì, poi è un gioco per fanatici di queste cose. Poi a me piace perché tutto quello che dà comunque una certa libertà di disposizione delle risorse, a me piace tantissimo. Chiudi il pacco. Ok. F per attaccare la bolla. Ora, il corriere arriva ogni giorno alle 14. Quindi ogni giorno alle 14 il corriere arriva e si posizionerà davanti a casa. Quindi magari iniziamo già a mettere il pacco qui. Cavoli, ho annullato l'asta di quei mouse, dovrei andare avanti. Qua c'è la cucina che non so se sia interattivo o meno. Sì, possiamo bere, possiamo mangiare, ok.
Infatti abbiamo le ore sopra che passano, il tempo, i soldi. Riattiviamo l'asta perché magari scegliamo il nostro prezzo. Vabbè, crea auction e ci hanno preso un altro dollaro, ma va bene. Abbiamo solo questi oggetti, qua ne abbiamo 12 e qua ne abbiamo 8 di un po' più voluminosi. Dobbiamo attendere le 14 perché arriva il corriere. Vediamo, andiamo, intanto abbiamo una rivista con cui non possiamo interagire. Abbiamo una... Ma no, niente, possiamo investimenti, insomma, qua sono tutte cose che servono fino a un certo punto. Ma che cosa c'è? C'è il bagno, senza un posto dove lavarci. Ma a me diverte perché sono cose secondarie che non c'entrano niente. Però pure in un gioco come My Summer Car c'erano cose. Questo è il letto dove si va a dormire, questa è la nostra camera. Però è bello perché comunque è tutto apribile. Cioè, la grafica sembra quella di My Summer Car, si salta pure, cioè è un gioco dove si salta, vuoi mettere. Qua si comprano le varie scatole in base alla dimensione. La piccola, la media e la grande varia di un po', insomma, la cifra. Sono le 13:16, dobbiamo aspettare. Dobbiamo dargli il pacco, uscirà un piccolo quadrato dove poter selezionare, lui dovrebbe parcheggiarsi qui. Ah, qua avevamo l'auto, ok. No, non possiamo andarcene adesso perché passerebbe un'ora e più, poi un'ora per tornare indietro. È arrivato? No. No, in realtà strada chiusa, non si può andare oltre. No, infatti. Però qua abbiamo la cassetta. Eccolo che arriva. Qua abbiamo la nostra posta. Vabbè, vediamo il tutorial come ci manda avanti perché sono curioso. Adesso il camion è arrivato. Vado a posizionare. Ah, ecco, entra in retro con qualche difficoltà. Sembro io in retro. Ok, bravo, bravo. Vai, 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 capo, vai, capo. Ok, bravo. Ok, appoggio qua il pacco e il pacco viene spedito. Il gioco è stato salvato. A posto. Vai e dormi un po' per rigenerare la tua energia e accelerare il tempo. Nel mentre aspetti nuovi ordini. Ok, perfetto. Allora, questa è la base del gioco. Poi dovremo poter gestire anche le fasi di assistenza, nel senso che dormiamo, rigenerazione, vediamo la notte com'è. Dovremmo gestire anche le fasi di, diciamo, come si dice, post vendita, dove magari della gente ha ricevuto degli oggetti rotti. Allora, questo ci ordina. Ok, ci stanno ordinando. Quanti soldi ho? 171. Ok. Allora, è molto interessante perché allora, al momento ci hanno ordinato mouse a 54, va bene. 3, 3. Ma chi sono dei rivenditori questi? 3, 3, 6, 9, 12. 12 mouse. Quindi tecnicamente dobbiamo comprarne 10. Quindi andiamo a prendere l'auto, devo capire dove cacchio è l'auto adesso. Prendiamo l'auto e andiamo a The Warehouse, che sembra essere l'unico posto dove poter andare. Comunque ci sono mouse a 54, qua vendono tastiere, diamo un'occhiata anche a questo che è importante. Keyboard, vendono tastiere, vendono mouse, vendono solo mouse e tastiere questi qua. Ma magari è solo un tutorial. Comunque, ne dobbiamo comprare 10, quindi a 54, 1. 2, può essere un po' noiosa come cosa. 3, 4. Mamma mia, non ne usciremo più qua. Allora, mamma mia, che. Ah, ok, si può riavvicinare così. 4. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 9. Dovrei chiudere gli ordini adesso se voglio fare altro. Vabbè, comunque, prendi il carrello, portalo qui. Dopo 110. Ok, acquista, arrivederci e grazie. Intanto fuori sta diventando sera. Una notte senza stelle. Ok, dobbiamo iniziare a preparare, quindi abbiamo 3 ordini, 4 ordini, quindi compriamo una scatola. Ah, ok, no, questa è una. Ne compriamo un'altra. Due.
E compriamo 4. Voglio fermare gli ordini adesso perché non ci sto più dietro. Allora, stop. End. Ok, create action orders. Ok, sono, mi sono anche aumentate tra l'altro perché sì, però vabbè. È il tempo per spedire. Allora, 3 e 3 e 3. Allora, quindi io prendo, stampo. Ok, quindi in tutte dobbiamo metterne dentro 3. Quindi. Ah, giusto, dobbiamo andare qua e unpacking. Ok, abbiamo la casa piena di mouse, quindi 1. Che cacchio. Poi si vede anche un video in cui gli si mette giù a calci. Così. Faccio restare. Basta. Ok, 1, 2 e 3. Ok, chiudi. Prendiamo il primo. Applicalo. Ok, il primo a posto. Poi. Sì, potremmo far prima mettendo le scatole di là, eh. So che tutti starete pensando questo. Il problema è che devo chiuderla la scatola. Quindi, 1. Quindi. 1. È difficile mirare con queste condizioni qui. 1, 2 e 3 dovrebbero starci. Chiudi e poi prendo la bolla. Ok, poi prendo anche questa che è un'altra. Chiudo questa. Allora andiamo qua. Apri. Quindi 1, 2 e 3, bolla. Ok, chiudi qua, appoggio qui, apri, quindi 1, non abbiamo più un soldo ormai, 1, 2 e 3, spero arrivino tutti gli sani e salvi gli ordini. C'è qualcosa che dà fastidio alla chiusura? Ah, facciamo subito. Ok, grazie. Chiudi. E metti F. Ah, devo prendere la bollettina qui, che è l'ultima. E ok, e F. Ok, abbiamo tutti e tre i pacchi. Quindi in questo caso possiamo iniziare già a portarli fuori. Arriverà domani alle 2, il corriere. Quindi possiamo andare a dormire intanto. Beh, intanto possiamo dare un'occhiata anche al computer, quello che ha da offrire. Perché abbiamo le mail. Qui abbiamo pagato, interessante, abbiamo pagato $5 di corrente. Ok, qua per l'ordine che abbiamo fatto. Sì, tutti gli ordini che abbiamo ricevuto dai nostri clienti. Abbiamo la banca con la possibilità di prendere un prestito e appunto restituirlo. Abbiamo un marketplace con le vendite dei due oggetti che abbiamo al momento e i competitor che sono le reti network, dove possiamo vedere anche online, possiamo comprare dei competitor. I brain, che succede qui? Abbiamo un ordine ancora, dobbiamo spedire entro 15 e dobbiamo andare a comprarne due. Vediamo se riusciamo a concludere anche questo ultimo ordine, anche se è notte, ma abbiamo ancora un po' di energia, quindi devo capire dove cacchio è la macchina che è dietro la camera. Prendo, vado al negozio che lavora anche di notte, prendo due mouse e chiudiamo questa storia di questi ordini. È un carrello fatto un po' così perché lì è bucato, ma va bene. Io, sapete cosa faccio? Io quasi quasi, dato che mi costano così pochi soldi, io comprerei anche un paio di tastiere. Perché magari metto in vendita anche quelle dopo. Vendo tastiere e mouse insieme, iniziamo a fare. Poi io spero che gli oggetti non siano solo questi. Poi non è che sia molto molto vario il gioco, spero che poi aggiorneranno o magari ci sono delle funzioni che non conosco. Comunque non ho abbastanza soldi. Ah, ok, mi scusi. Allora, scusi che glielo rimetto a posto, eh.
come si fa nei classici supermercati. Tac, tac. 52 no. Prendo, guardi, glielo rimetto a posto, eh. Ho messo a posto io in ordine. Ok, compro e torno a casa. Ho $11, mi sa che dovrò chiedere un prestito tra un po', perché non ne ho più. Non ho più un soldo. Allora, fatemi aprire qui. Expand your warehouse. Ah, non ho spazio. Cazzarola per i mouse. Niente, dobbiamo aspettare domani. Sono le 4 di notte. Dormiamo fino alle 13. Così almeno poi... alle 13. Ok, così iniziamo già a portare fuori i pacchi. Ah, non è arrivato questo, ma non posso, perché fin quando non mi libero degli oggetti mi vengono calcolati ancora in inventario. Va bene. Vabbè, li portiamo fuori. Perché poi potete comprare anche il carrellino. Non credo di averlo già adesso. No, mi sa di no. Perché era figo anche farvi vedere quello. Il carrello praticamente lo usate e praticamente vi porta tutti i pacchi fuori insieme, caricandoli sul carrello, ma non ce l'ho. Cazzo, è già arrivato? Merdas. No, non è arrivato. Chi è che suona? Sto perdendo tempo. Ok, no, eccolo che arriva. No, non ce l'ho. Mi sa che si compra andando avanti. Cioè il carrello lo usate, selezionate i pacchi e vi vengono caricati tutti, li portate fuori, poi li caricate tutti direttamente sul corriere. Quindi è comodo anche quello. Adesso vediamo quanti soldi facciamo. E soprattutto se ci sono problemi. 2. Bello, vengono caricati tutti sul camion. Ok, a posto, siamo a posto. Grazie, arrivederci. Grazie. Non mi si carica più lo spazio lì. Abbiamo due mouse, ma non abbiamo spazio. Probabilmente o si è buggato qua. O solo quando il corriere va via. No, vada pure. Siamo a posto, arrivederci. $118, $3 presi per la spedizione. Si è liberato il posto, quindi possiamo chiudere anche l'ultimo ordine, sempre che siamo ancora in tempo, perché dobbiamo spedire entro 25 ore, quindi no, dovremmo farcela. Prendo una scatola di quelle piccole. È bello che poi, cioè, la cosa interessante è che vi organizzate le spedizioni con i vostri tempi, con la vostra logistica. Quindi questo è interessante, molto interessante, devo dire. E chiudo. Stampo la bolla. Printing in progress. Ah, devo rifillare spendendo soldi per la carta. Cioè, si paga tutto in sto gioco. L'aria, no? Non si paga? Ok. Questo è un pacco pronto, quindi lo mettiamo vicino alla porta e andremo domani a spedirlo, sempre che non ce lo rubino nel frattempo. Abbiamo fatto un po' di soldi, 124, non è tantissimo. Abbiamo le mail. Congratulazioni. L'utente Timo Swift ha riportato un problema di spedizione a noi. Il pacco che ha ricevuto non era propriamente chiuso. E così noi abbiamo dato il 10% di sconto. Riceverai meno ordini, meno cose. Per... Ok, ricorda di proteggere i tuoi pacchi con... Ok, li abbiamo chiusi tutti alla cazzo. E praticamente questo è un altro tizio che non ha ricevuto il suo ordine in tempo. Sfortunatamente siamo stati multati di $2. Sì, vabbè, questo è quello che sto spedendo. Ok, ci hanno cazziati abbastanza. Vi ha buttato via tutte le mail. Email, eBrain, Manage Auction, Marketplace. Cioè praticamente noi se andiamo a comprare, adesso facciamo un esperimento. Se io prendo un prestito... Cioè, scusami, quant'è che mi prestano? Un grande prestito. $750. Se io mi faccio prestare 700, giusto così come prova, e mi compro questo. No, mannaggia, non posso. Non posso, costava meno prima.
Vediamo se riesco a farmene dare un altro. No, no, mi hanno dato un sacco di soldi adesso, ma purtroppo non riesco a vedere. Se io uscissi senza salvare e volessi provare una partita senza tutorial, inizierei praticamente sempre allo stesso modo, credo. E competitor, no, mi costava 750 anche prima, quindi niente, si inizia sempre, sempre, sempre allo stesso modo. È interessante, sarà sicuramente da approfondire. Perché comunque andando avanti si gestiranno parecchi più ordini, si gestiranno parecchi più prodotti, probabilmente comprando i competitor. Comunque, secondo me, per 8,19€ sembra essere davvero molto interessante. E il gioco è sviluppato dagli Smart Life Roman Studio e non so adesso in realtà dovrebbero aver fatto anche Dev Life come gioco, ma non mi ricordo se ve l'ho portato o no, perché ce ne sono alcuni in cui si sviluppa un gioco. Quindi, allora, Packing House, 8,19€ su Steam. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come al solito, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!